Buongiorno, Madame Gazzella. Buongiorno a tutti voi. Su, prego, accomodatevi. Il suo ingresso è uno scivolo gigante, Madame Gazzella. Scusi, è normale che sia così. No, ma vede, la casa è molto vecchia. È buffo, qui dentro tutte le cose sono un pochino sbilenche. Sì, è vero, tutto ha iniziato a inclinarsi, ma vi garantisco che non è sempre stato così. E quando ha cominciato a inclinarsi la sua casa, Madame Gazzella? Oh, non lo so, è passato tanto tempo. E adesso sono comparse anche crepe dappertutto. Credo che la sua casa abbia bisogno di una aggiustatina. Non basta mettere carta da parati sulle crepe e dipingere, così mi ha detto di fare il mio muratore. Oh, vediamo in che condizioni è il muro esterno. Oh, cos'è questo? Oh, è solo il mio piccolo albero di Natale. Questo non è piccolo, è enorme! Lo possiedo dal Natale di tanto, tanto tempo fa. Era un piccolissimo alberello con una fatina sulla punta. Passato il Natale, non ho avuto il coraggio di liberarmene e così l'ho piantato in giardino. Il suo alberello è talmente cresciuto che adesso spinge la casa e rischia di farla cadere. È per questa ragione che la sua casa è tutta sbilenca. Oh cielo, che cosa si può fare per rimediare? Chiamo subito il signor Toro. Pronto? Signor Toro? Qui abbiamo un grande albero che ha bisogno del suo intervento. Arrivo immediatamente. Allora, dov'è quest'albero? Vediamo. Eccolo qua. Lo so, devo ammettere che lei ha proprio un gran bell'albero, Madame Gazzella. Radici robuste. Già, ma... La signora Anatra sta andando più veloce della nostra barca. Vuole gareggiare con noi, signora Anatra? Allora, a tutto vapore! Questa barca non può andare un po' più veloce? No, questa è la velocità massima. Oh. Comunque, forse dovresti rallentare. Ci stiamo avvicinando a una montagna. Ha ragione, c'è una montagna davanti a noi. Finiremo per schiantarci contro. No, entreremo dentro questo tunnel. C'è un tunnel che attraversa la montagna. Qui dentro è tutto buio. E senti come sono buffe le nostre voci. Bello, abbiamo navigato nel cuore di una montagna. Devo riconoscere che questa chiatta è molto divertente. Guardate, laggiù c'è un'altra montagna. Questo significa che c'è di sicuro un altro tunnel. Non questa volta. Oh, non c'è nessun tunnel. Allora che cosa facciamo? Semplice, passiamo dall'altra parte. No, non esiste al mondo che una barca possa passare dall'altra parte. Ti sbagli invece, grazie alla chiusa. Guardate, vi faccio vedere. Mamma cane apre il cancello della chiusa. Avanza pure, capitano! Aspetta lì mentre io chiudo il cancello della chiusa. Adesso faccio entrare l'acqua per far salire la chiatta. Guardate, stiamo salendo! L'acqua entrando solleva la chiatta. Adesso apro questo secondo cancello. Avanza pure, capitano! Avanti, a tutto vapore! Oh, dov'è finita la terraferma? Navighiamo nel cielo! Stiamo passando sopra un ponte! Esatto! Grazie a questo ponte possiamo navigare sulla valle sottostante! Navigare su nel cielo! Può esistere un'avventura più fantastica di questa? In barca su nel cielo! Ve ne mostro un'altra che richiede una grande abilità per essere coltivata. Una pianta di pomodori. Ma mi sembrano piccolissimi, nonno. Tieni, Peppa, assaggiane uno e dimmi che sapore ha. Provalo. Vediamo, ha il sapore... di niente. A dire il vero, non sono ancora del tutto maturi. Buongiorno, nipotini miei. Ciao, nonna Pig. Per favore, potrei avere qualche pomodoro? No, temo che i pomodori non siano ancora maturi. Forse aspettando qualche settimana. Ma volevo fare un'insalata di pomodori per pranzo. Anche nonno cane coltiva i pomodori, nonnina. Già,
Può darsi che Nonno Cane ce ne possa dare qualcuno. Non avrai mica intenzione di chiedere a Nonno Cane quei suoi vecchi pomodori avvizziti. Oh. Ehi là, Nonno Cane, ciao! Oh, salve, Nonna Pig. Sono felice di vederla in questa splendida mattinata. Avrebbe dei pomodori da prestarmi? Da prestarle. Lei può raccogliere tutti i pomodori che desidera. I pomodori hanno fatto una magnifica riuscita quest'anno. Sembrano molto più grandi dei tuoi pomodorini, Nonno Pig. Saranno anche più grandi, ma questo non significa che siano anche più buoni. Peppa, ti andrebbe di assaggiarne uno? Sì, molte grazie. Delizioso! Nonno Cane, questo è il pomodoro più buono che abbia assaggiato in tutta la mia vita! Qual è mai il segreto di questi pomodori? Io non avevo intenzione di coltivarli, ho solo messo dei vecchi semi di pomodoro in quell'angolo e loro sono cresciuti! Riempia pure il suo cestino, sono troppi per me! La ringrazio, farò una gustosa insalata di pomodori! Ah, io conosco un'ottima ricetta per l'insalata di pomodori! Meraviglioso, ce la può fare lei! Il problema è che per la mia ricetta serve il basilico! E purtroppo non ho pensato a coltivarlo. Mio nonno ha una montagna di basilico profumato. Sul serio? Oh, certo, ne ho un mucchio dentro la mia serra. Vieni a vedere. Credi che sia una buona idea, Pedro? Non ti preoccupare, io sono Super Pedro. Ai, oh! Oh cielo, che cosa è successo? Tiddles è caduta proprio sul naso di Pedro. Mi fa male il naso. Povero Pedro. Ora telefono subito al dottore. Qui parla il dottor Orso Bruno. Un colpo al naso, ha detto, sarò lì fra un attimo. Allora, dove si trova il paziente? Sono qui. Mi fa un po' male il naso. Ho capito. Fai C'è bisogno di mettere un cerotto. Ecco, così andrà molto meglio. Evviva! I miei occhiali non funzionano più. Gli occhiali di Pedro sono coperti di fango. Dottor Orso Bruno, potrebbe aggiustare gli occhiali di Pedro? No, non posso. Per questo deve rivolgersi a un oculista. L'oculista è un dottore che si occupa di occhi e occhiali. Perfetto, il mio papà è un oculista. Pronto? Qui parla il dottor Pony. Un paio di occhiali che non funzionano, ha detto? Allora arrivo subito. Ciao, figliolo. Dimmi, qual è il problema? I miei occhiali non funzionano più. Riesci a leggere queste lettere? No, ti ho detto che i miei occhiali non funzionano. Ma no, hanno soltanto bisogno di una bella pulita. Ecco, così va meglio? Sì, grazie mille, papino. Il dottor Pony ha sistemato gli occhiali di Pedro. Evviva! Vi ringrazio tanto, ora è tornato tutto alla normalità. Ma anche Tiddles ha bisogno di soccorso. La cosa più evidente è che agita le zampe in aria. Si direbbe che sia capovolta, non trova? Chiedetemi qualunque cosa riguardo alla frutta e alla verdura. Qualunque cosa. Qual è stato il palazzo più alto da cui sei saltato giù? Che cosa hai detto? Perché le carote mi piacciono così tanto? Te lo dico io perché. Perché sono una verdura davvero deliziosa. Tu sai correre più veloce di un treno? Qual è la verdura che fa correre più in fretta? La tua è un'ottima domanda. Fammi pensare, direi... cavoletti di Bruxelles. Frutta e verdura non è da scordar. 5 volte al dì tu la devi mangiare, chiaro? I dottori ora raccomandano di mangiarne 7 porzioni al giorno. 7 volte al dì tu la devi mangiare, va bene così? Certo. Adesso fate un grande applauso a Super Patato per ringraziarlo di essere venuto qui oggi. Troppo buoni, e ricordate ragazzi, mangiate frutta e verdura! Super Patato è volato via dalla nostra scuola. Oh, peccato, me lo sono perso? Sì! Lui è stato fantastico! Beh, è stato molto bello incontrarvi, ma adesso è meglio che vada anch'io. Arrivederci! Andiamo, piccolini, tutti fuori a salutare il signor Patato! Oh no, la macchina del signor Patato non parte. Non riesco più a uscire! Il signor Patato è bloccato. Aiuto, voglio uscire!
uscire! Che cosa possiamo fare? Aiutatemi! Dobbiamo chiamare Super Patato! Fatemi uscire! Super Patato! Super Patato! Credo che sia troppo occupato per venire a salvarmi! No, silenzio, ascoltate! Non penso che funzionerà questa volta! Ma Madame Gazzella, anche lei lo deve chiamare insieme a noi! E va bene! Vieni ad aiutarci! Super Patato! Ecco, non funziona! Forse dovremmo... Cosa c'è lassù nel cielo? È un uccellino! È un aeroplano! No! Quella lassù è una patata! Per il potere delle verdure, sono qui per voi! Evviva! Salve! Il signor elefante è venuto a prendere Edmond. Signor elefante! Aiuto! Siamo incastrate! Non preoccupatevi, signore! Vi tiro fuori io! Non lo faccia! Si incastrerà anche lei! È una trappola! Ah! No! Sono incastrato! Papà Pig, Peppa e Susie sono venuti a prendere George. Oh, ma quanto siete carini, tesorucci! Ma dove sono i vostri genitori? Aiuto! Siamo incastrati! Questo di solito è quello che succede a me. Anzi, è esattamente quello che succederà anche a me. Dovrò entrare lì dentro e resterò incastrato. Possiamo entrare io e Susie? Noi siamo più piccole. Gentile da parte vostra, ma questo è compito mio. Come adulto, spetta a me sacrificarmi. Ma papino! Sta tranquilla, Peppa. Se dovessi restare incastrato, avvertirò i soccorsi. Sì, sono incastrato. Fortuna che ho con me il telefono. Pronto? Servizio di soccorso? Oh, vedo che è qui anche lei. Sì, non posso muovermi in questo momento. Allora non c'è nessuno che possa salvarci. Ci siamo noi, papino. Noi piccole salveremo voi grandi. No, mi fate il solletico! Evviva! Mille grazie per averci salvati, Peppa e Susie. I pip! Urrà! Adesso possiamo tornare tutti a casa. I piccoli rientrano nell'area giochi. Peppa, fa uscire tu e i tuoi amichetti, grazie. Certo, papino. Ma prima anche noi dobbiamo giocare un po'. Peppa e Susie adorano l'area giochi. Tutti adorano l'area giochi. Mi sembra che non abbiano molto odore. Certo, perché sono fatti di plastica. Sono fatti di plastica? Sì, garantiti per durare una vita intera. Se ne compra uno, ne ha quattro in omaggio. No, grazie, signor Volpe. Avete comprato anche del pesce, peccato. Io avrei potuto vendervene di migliore. Niente pesce di plastica, grazie. Questa non è plastica. Beh, veramente lo è. Ma è un pesce giocattolo incredibile. Sentite un po' come canta. Bella stella in cielo stai, brilla e non ti spegner mai. E servono solo 24 batterie. Oh, è bellissimo, vero mamma e papà? Lo possiamo comprare, papà? No. Per favore, lo possiamo portare a casa, così canterà tutto il giorno. No, mi dispiace, Peppa. A casa nostra non c'è la necessità di un pesce cantante. E va bene. La ringrazio, signor Volpe, ma abbiamo già comprato tutto quello che ci serviva. Davvero? Ci sarà pure qualcos'altro di cui avete bisogno. Che ne dice di un antico vaso cinese che non si romperà mai? Perché è fatto di plastica. È veramente carino, ma non ci serve proprio niente. Grazie. Comincia a piovere. Niente paura, ho qui quello che ci vuole. Ecco a voi degli ombrelli! Sì, li prendiamo. Grazie, quattro ombrelli, per favore. Il banco del signor Volpe vende di tutto. Avete visto? È stata una grossa fortuna che siate venuti da me. È vero, grazie di nuovo, signor Volpe. E la novità è che, soltanto per oggi, comprando quattro ombrelli si riceve in omaggio un fantastico pesce cantante. Oh, che bello! Bella stella in cielo. Peppa adora il mercato. Tutti adorano il mercato. Volete fare un giro? Certo, magari. D'accordo, tutti a bordo. Ah!
Che bello! Qui ci sono tutti i colori dell'arcobaleno. Quello si chiama corallo. Il corallo è composto da tante, tantissime minuscole creature. Oh! E la distesa di corallo si estende per chilometri e chilometri. La chiamiamo la grande barriera corallina. Il mio lavoro consiste nel proteggere il corallo. Possiamo portarci a casa un po' di corallo? Mi dispiace, Peppa. Noi possiamo guardarlo, ma è vietato toccarlo. Se ogni visitatore si portasse a casa un pezzetto di corallo, presto tutto il corallo scomparirebbe. Non bisogna mai e poi mai portare via qualcosa dal fondo del mare. Ah! Guardate, che bei pesciolini! Sono pesci pagliaccio. Pesci pagliaccio? Beh, è vero, fanno ridere. Guardate laggiù! Una grande stella marina blu! E lì ce n'è una piccola rossa! E una verde con tante punte! Quello cos'è? Quella è una tartaruga! Oh. Buongiorno, signora tartaruga! Mi dica, come sta oggi? Hai visto, Peppa, come sono fortunata a lavorare in un posto tanto meraviglioso? Guardate! Lì c'è un arco! Proprio come nel vostro acquario! Oh, oh, hai ragione, Peppa. Qui è quasi come essere in un acquario. Manca solamente il forziere col tesoro. Che cosa hai visto, George? Si direbbe un forziere pieno di monete d'oro. Accipicchia! George ha trovato un forziere col tesoro. Hai visto, papino? In fondo al mare è tutto uguale all'acquario. Oh, è vero. Quell'oro deve valere una fortuna. Dovrei essere in grado di tirarlo su. E siete arrivati al momento del pasto. I pinguini mangiano pesce. I pinguini sono molto bravi a prendere i pesci. E a dondolarsi. E adorano nuotare. Se guardate attraverso il vetro, vedrete i pinguini nuotare sott'acqua. Sono dei veri fenomeni a nuotare. Già, è per questo che abbiamo una fantastica piscina per loro. Che spiegazione interessante. Grazie infinite, signora Coccodrillo e signor Leone. È stato un piacere, signora Gnu. Gazzella! Ah, sì, mi scusi, Gazzella. Quale animale andiamo a vedere adesso? Eccolo, già lo vedo. Quanto è alto! È una giraffa! Sì, quello è il mio papà. È anche lui un custode dello zoo. Buongiorno, sono il signor Giraffa. Buongiorno, signora Giraffa. Ci può far vedere di quale animale si occupa lei? Provate a indovinare. Che gabbia grande, guardate. Deve essere un animale selvatico e che vola. Forse si sta nascondendo e ci sta guardando. E aspetta di aggredirci. Le farfalle! Il signor Giraffa si occupa delle farfalle. È il momento del pasto delle farfalle, signor Giraffa. Già, e le farfalle si procurano tutto il cibo necessario dai fiori. È incredibile che riescano a vivere nutrendosi esclusivamente dai fiori. Piacerebbe anche a me mangiare soltanto dai fiori. Già. Con tutto questo parlare di mangiare mi è venuto appetito. Anche a me. Bene, è l'ora del nostro pasto. Che cosa c'è per pranzo oggi, signor Leone? Oggi è previsto pranzo al sacco per tutti. Un panino, succo di frutta e una bella mela. Che bello, un picnic in una scatola. Forza, si mangia! Evviva! Il signor Leone adora il momento del pasto allo zoo. Tutti adorano il momento del pasto allo zoo. Qui è dove faremo il picnic. Sotto al nostro albero da picnic. È l'unico nel giro di chilometri. Però fa un gran caldo. Avete portato dell'acqua? Naturalmente, ne abbiamo tutti bisogno. L'acqua è un bene prezioso qui nel deserto, quindi non... Oh, è bella fresca! Sprecatela! Papà, la devi bere quell'acqua! Non si può usare per farsi la doccia! Oh. Non si preoccupi, facciamo un bel picnic alla tipica maniera australiana. Ah, oh, che idea deliziosa! Dobbiamo raccogliere legna per il fuoco? Non c'è bisogno della legna, quando si può usare il gas. Il signor canguro ha un barbecue a gas. Quando noi facciamo un picnic, prima o poi arriva anche la signora anatra. Oh, non c'è pericolo che la signora anatra si faccia viva in mezzo al deserto.
Questo animaletto si chiama Ornitorinco. Da noi invece arriva sempre la signora Ornitorinco quando facciamo un picnic. Il pranzo è pronto! Pannocchie arrostite per tutti quanti! Evviva! Peppa adora le pannocchie arrostite. Tutti adorano le pannocchie arrostite. È arrivato il momento di giocare. Certo, hai ragione. Ecco la mazza da cricket. Oh, voi giocate a cricket qui in Australia? Se giochiamo a cricket, chiede? Noi giochiamo a cricket dalla nascita. Cricket! Come si fa questo gioco? Colpendo la palla con la mazza. Ah! Se uno la prende, l'altro è fuori. Pronto, papino? Presa, sei fuori. Ah, tocca a te, Peppa. Grande tiro, Peppa. Oh no, la palla è finita sull'albero. L'unico albero nel giro di chilometri e la palla è andata a incastrarsi proprio lì. Ti tiro su io, Peppa. Tu prova a vedere dov'è la palla. C'è un orsacchiotto che la tiene stretta stretta in mano. No, ti sbagli, non è un orsacchiotto, Peppa. Questo è un koala. Grazie mille. Il koala è l'animale più dolce che abbia mai visto in vita mia. Già, questo assomiglia al sentiero di Cappuccetto Rosso. Infatti non sarei sorpreso se ci imbattessimo in un grosso lupo cattivo. Buongiorno, signor Pig. Il signor Lupo. Buongiorno, come sta, signor Lupo? Molto bene, la ringrazio. Solo un tantino affamato. Stavo per l'appunto cercando di decidere dove andare a pranzo. Io sto andando a casa della mia nonnina per pranzo. Dici sul serio, Peppa? Già. Ed è lontana? Non è lontana, questa è una scorciatoia. Arriveremo in un lampo. È interessante. Ah, bene, allora alla prossima. Arrivederci. Ciao, ciao. È stato proprio come nella favola di Cappuccetto Rosso. Incontrare il signor Lupo nel bel mezzo del bosco mentre sto andando a casa della mia nonnina. Ora da che parte, Papà Pig? Non ne sono sicuro. Laggiù c'è una casetta. Chiediamo qual è la strada giusta. È permesso? Si può? C'è nessuno in casa? Mi domando chi viva qui, nel bel mezzo del bosco. Ci sono tre sedie. E tre ciotole piene di zuppa. Ciao, Peppa. Ecco Belinda Orso con la sua mamma e il suo papà. Buongiorno a tutti. Buongiorno, signori Orso. Siamo spiacenti per il disturbo. La porta era aperta e così siamo entrati. Sì, avete fatto benissimo. Per noi è un piacere vedervi. Volete restare per il pranzo, Peppa? C'è una buona zuppa. Non è né troppo calda né troppo fredda. È proprio a puntino. Grazie, ma veramente stavamo andando a pranzo a casa di nonna e nonno Pig. Potreste indicarci la direzione, per favore? Questo sentiero vi porterà dritti a casa di nonna Pig. Molte grazie. Arrivederci. Arrivederci. Bello! È stato proprio come nella favola di Riccioli d'Oro e i tre orsi. Oh, già! Con una casetta nel bosco e tre sedie. E con tre ciotole di zuppa. Siamo finiti dentro una favola. Dite pure come possiamo aiutarvi. Dinosauro? George è qui perché ha perso il signor dinosauro. Stai tranquillo, George. Sono certa che troverai il tuo dinosauro. Non devi fare altro che tenere occhi e orecchie bene aperte. Veramente speravamo che qualcuno potesse aver ritrovato il dinosauro giocattolo perso da George e averlo portato qui. Capisco. Allora dobbiamo interrogare George. È questa la prassi? Per favore, descrivici il tuo dinosauro usando parole tue. Fa con calma. Usa pure tutte le parole che desideri. Dinosauro. Dinosauro. Descrizione eccellente. Ce li abbiamo dei dinosauri smarriti nel deposito? Seguitemi. Incredibile. Quanta roba avete qui, per matto. Eh già, è da non credere quanti oggetti perda la gente. Ecco, ombrelli. Borse e borsette. Tesori dei pirati. Facci picchia. Già. I pirati dimenticano sempre dove hanno sepolto i loro tesori. La gente scopre un tesoro e quando non riesce a trovare il pirata a cui appartiene... porta il tesoro alla polizia. La cosa curiosa è che non c'è un solo pirata che abbia mai messo piede nella nostra stazione per reclamare il suo tesoro. Questa betoniera è stata trovata su un treno. Deve averla dimenticata un passeggero. Oh. E questa banana era in un negozio di scarpe. Come possa essere finita lì, non lo sapremo mai.
Mi dispiace, caro George. Che cos'è che stavamo cercando? Dinosauro! Ah, è vero! Ecco qua una scatola piena zeppa di dinosauri di plastica. George, il tuo dinosauro è uno stegosauro? No! Allora sarà questo triceratopo? No! Nemmeno questo brontosauro? No! Temo che siano gli unici dinosauri giocattolo che abbiamo. Stai tranquillo, George. Sono certa che troverai il tuo dinosauro. Non devi fare altro che tenere occhi e orecchie bene aperti. Per esempio, quanti piccoli ci vogliono per sollevare Madame Gazzella? Uno! Io dico 100! E io dico 1000! State tutti tirando a indovinare. Quanti ce ne vogliono allora? Ancora non lo so, ma potremmo servirci di un esperimento per scoprirlo. Chi vuole provare a sollevare Madame Gazzella? Io! No, non riesco a sollevarla. Madame Gazzella pesa troppo per essere sollevata da un solo alunno. Adesso proviamo con due di voi. È davvero molto pesante. Madame Gazzella pesa troppo per essere sollevata da due alunni. Ora proviamo con tre di voi. Occorrono tre alunni per sollevare Madame Gazzella. Questo era un esempio di esperimento scientifico. È stato divertente. Adesso proviamo con un altro esperimento. Sì! Fate una torre di cubi. Sì, molto bene, ma quella torre è un po' traballante. Oh! Come rendiamo la torre meno traballante? Mettiamo i cubi più grandi sotto e i cubi più piccoli su in cima, così! Perfetto! Edmond Elefante è un sapientino! Possiamo fare altri esperimenti? Ma naturalmente! Ditemi qual è il vostro gioco preferito! Saltare su e giù nelle pozzanghere di fango! E che cosa ci serve per creare una pozzanghera di fango? Un po' di terra e dell'acqua! Della terra e un po' d'acqua! Adesso le mischiamo per creare una pozzanghera di fango. Peppa, fai un test della pozzanghera. Questa pozzanghera è troppo asciutta. Allora aggiungiamo ancora un po' di acqua. Ora salta di nuovo, Peppa. Adesso questa pozzanghera è perfetta, bella e fangosa. E le pozzanghere di fango si fanno pressappoco come si fa il cemento. Questo è l'orto di carote del signor Coniglio. Ascoltatemi bene, il coniglio Pasquale è molto timido e non verrà se lo guardate. Andiamo ad aspettare dentro. La casa di Rebecca Coniglio è sottoterra. Senti, Rebecca, ti è mai capitato di vedere il coniglio Pasquale? No, ma il coniglio Pasquale è un coniglio, giusto? Certo! E anche tu sei un coniglio, no? Certo! Secondo te che aspetto ha? Io penso che assomigli a me, solo un po' più grande. Io credo che il coniglio Pasquale abbia un razzo sulle spalle. Già, è un coniglio coi superpoteri. Io credo che il coniglio Pasquale abbia una bacchetta magica. E io credo che il coniglio Pasquale debba essere molto grande per trasportare tutte quelle uova ovunque. Io credo che il coniglio Pasquale sia invisibile. Cosa? Invisibile significa che non si può vedere. Molto divertente. Oh, qualcuno sta nascondendo un uovo. Deve essere il coniglio Pasquale. Mi piacerebbe poter vedere il vero coniglio Pasquale. Forse lo possiamo vedere se guardiamo dalla finestra. Sì! Ma io non riesco a vedere un bel niente. Non riusciremo mai a vedere il coniglio Pasquale. Ricordate, non dovete sbirciare. Scusa, mammina. Ciao a tutti. Oh, ciao, papà coniglio. Come stanno le tue carote? Quali carote? Le carote che sei andato a controllare. Oh, stanno benissimo. Papà, sei riuscito a vedere il coniglio Pasquale? No, ma sono più che sicuro che il coniglio Pasquale è già arrivato ormai. Pensi che possano cominciare la caccia alle uova in giardino? Oh, certo, direi proprio di sì. No, papino, il mio deve essere un castello bello.
Peppa, che ti ha detto di fare esattamente Madame Gazzella? Ci ha detto che dobbiamo usare la nostra immaginazione. Ed è un castello meraviglioso quello che ho immaginato per me, Papino. E il mio castello deve essere abbastanza grande da poterci vivere dentro. Sì, capisco. Oh, cielo. A casa di Susie Pecora è ora di colazione. Madame Gazzella ti ha detto di costruire un vero palazzo delle principesse? Sì, anche con tutti quei pezzi complicati. Salve, buongiorno. Pronto? Mi dispiace, ma oggi non posso venire al lavoro a causa di un progetto scolastico. Per sua figlia? Sì, esatto. Serve aiuto? Grazie, ma credo di essere in grado di cavarmela. Così voglio che diventi il mio castello, però molto, molto più grande. Se deve essere così grande, bisognerà usare del cemento. No, Papa Pig, dobbiamo soltanto trovare uno scatolone delle dimensioni giuste. Abbiamo una scatola così grande? No. Salve, una consegna per Papa Pig. Non ricordo affatto di aver ordinato una cosa tanto grande. Ah, ecco, certo, è la nuova lampadina. Come mai usano imballaggi così grandi per oggetti simili? Vuole che porti via io questo scatolone? Oh sì, la ringrazio molto. No, Papino, serve a noi questo scatolone. Guarda che cosa ha trovato. Bene, così il tuo castello è quasi fatto. Evviva! Non è per niente quasi fatto. Dobbiamo incollarci delle cose sopra, dipingerlo, aggiungere la porporina. Porporina? Pronto? Pronto? Posso parlare con Peppa, per favore? Per te, Peppa, Susie Pecora. Ciao, Susie, tutto bene? Come sta andando il tuo progetto scolastico? Sta andando benissimo. Ci vogliono più torri, mamma, e devono essere molto più alte. Il tuo castello a che punto è, invece? È un lavoro molto difficile, ma per fortuna la mia mamma e il mio papà mi stanno aiutando un pochino. Cos'è un boomerang? Il boomerang è un oggetto molto speciale per noi. Lo usiamo da tanti, tantissimi anni. Accipicchia, sei gentile, Kylie. Ma che cosa ci si deve fare? Si lancia in aria e si riprende. Come una palla? Una specie. Ma quando lo lanci il boomerang torna da te da solo. No, non ci credo, è impossibile. Te l'avevo detto io che era impossibile. Lo devi lanciare con più forza. George, perché non ci provi tu? Oh, lo vedi che non funziona? È che voi non lo sapete lanciare bene. Lo dovete lanciare più forte. Come? Così? Guarda! Giù la testa! Oh! Visto, ce l'ho fatta! Il boomerang ha fatto il giro ed è tornato da Peppa. Che cos'è, Peppa? Questo è un boomerang, Papino. Ah, certo. Se lo lanci tanto forte, fa un giro e torna indietro. Permetta che le mostri come si fa, signor Pig. Ecco, è pronto? Uno, due, tre! Lancio! Mi scusi, quando pensa che tornerà indietro? Beh, guardate bene in giro, il boomerang può essere ovunque! Ho come l'impressione che l'abbiamo trovato. Buongiorno! Questo è il signor Wallaby, il vicino di casa. Ah, salve, signor Wallaby. Stavo solo insegnando ai piccoli come si lancia il boomerang. Mi dispiace per la sua finestra. Non c'è da scusarsi, vicino. Cosa vuole che sia un vetro rotto fra amici? Il signor Wallaby è un vicino molto gentile. Comunque faccia più attenzione. Grazie. Come le stavo dicendo, per lanciare il boomerang bisogna usare molta forza. Come? In questo modo? Così, bravissimo, papà! Gattino, gattino, che suoni il violino, la mucca alla luna saltò. Il cane guardò e rise un po', il cucchiaio col piatto scappò. Piatti che scappano con i cucchiai e mucche che saltano la luna, che cose strane! A chi tocca? Io so una filastrocca su un topo. Bene, Freddy, sentiamo. Dibidi, dibidi, da. Il topino sul pendolo va. Luna rintocca. Mettiamo qualcosa in bocca. Dibidi, dibidi, da. Oh, bene, questa ha decisamente più senso. Ai topolini piace correre in giro. Madame Gazzella,
Io conosco una filastrocca che parla dei numeri. Eccellente, Wendy! Per favore, cantala a tutta la classe. 1, 2, 3, 4, 5. Una volta un pesce ha pescato. 6, 7, 8, 9, 10. Poi però l'ho liberato. Perché hai fatto ciò? Per lui ha un dito male ho. Quale dito preso ti ha? Lui mi ha morso questo qua. Povero pesciolino era spaventato. Che bel gesto averlo rimesso in acqua. Madame Gazzella? Sì, Pedro? A me piace Robin Hood. Ah, capito, ma non sapevo ci fosse una filastrocca su Robin Hood. Come no? Robin Manolesta viveva nella foresta. Aveva un cappello sulla testa e amava fare festa. Sei stato molto bravo, Pedro. L'ho inventata tutta da solo. Madame Gazzella, io conosco una filastrocca per marciare. Ma dobbiamo andare fuori in giardino. Ecco il signor Patato. Benvenuti nel mondo delle scavatrici, dove i vostri sogni di scavatori diventano realtà. Qui c'è la gara di scavatrici di sabbia. Peppa e George, salite a bordo. Mamma e Papà Pig, voi due dovrete pedalare. Oh. E ora dovete riempire di sabbia fino all'orlo questo grosso secchio. Ma divertente! Sì, divertente! Eccellente lavoro, complimenti! Adesso capovolgiamo il secchio così, due colpetti e voilà! Evviva! Peppa e George hanno fatto un grande castello di sabbia. Dai, andiamo a fare un altro gioco! Qui c'è la gara di costruzione di muri. Bisogna mettere i cubi uno sull'altro per formare un muro. Fa presto, mammina! Va bene, Peppa! Pedala più in fretta, forza! Sto pedalando più in fretta che posso, Peppa! Ho quasi finito! Fatto! Ho costruito un bellissimo muro! Arriva George con un escavatore da demolizione! Oh no! George ha buttato giù il muro di Peppa! George, no! Sei veramente cattivo! Oh, costruire delle cose e poi buttarle giù fa tutta parte del fantastico mondo delle scavatrici! Questo è l'escavatore a pinza. Che gioco si deve fare con questo? Speriamo solo che non si debba pedalare. Mamma e Papà Pig, ai pedali, prego! Oh. Peppa e George, voi due manovrate la pinza per afferrare un bel premio! Mia cara Peppa, ecco qua la tua zucca! No, no, è enorme! Questa è la zucca più grande che esista in tutto il mondo! Beh, sì, è possibile! Ma come faremo a portare questa gigantesca zucca fino alla scuola, nonno Pig? Calma, un passetto alla volta, nonna Pig! Prima trasformiamo la zucca di Peppa in una splendida lanterna! Oh, bello! Quindi, per prima cosa, devo togliere tutto ciò che è all'interno! Adesso intagliamo il volto. E mettiamo dentro una candela per illuminarla. È molto carina. E infine la carichiamo sulla nostra macchina. La zucca è molto, molto pesante. Fatto! Il primo passo è completato. Abbiamo portato la zucca fuori dalla serra. Il passo numero 2 consiste nel sollevarla e caricarla in macchina. La zucca è impossibile da sollevare. L'avevo detto che era troppo grande. Non è troppo grande. Abbiamo soltanto bisogno di un aiutino. Pronto? Servizio di elisoccorso della signorina Coniglio. Signorina Coniglio, per favore venga in nostro soccorso. È molto, molto importante. La prego, faccia presto. Eccomi, sto arrivando. Tutti gli scolari hanno portato a scuola le lanterne fatte con le zucche. Benvenuti alla gara di zucche della scuola.
scuola, se non dobbiamo aspettare nessun altro, direi di cominciare. Ma Peppa non c'è! Oh, e dove sarà finita? L'elicottero di soccorso della signorina Coniglio è arrivato alla serra di Nonno Pig. Allora, chi deve essere salvato? La mia zucca, eccola! Dobbiamo assolutamente farla arrivare alla scuola di Peppa in tempo per partecipare alla gara! D'accordo! Bene, siete bravissimi! Ho visto degli splendidi alberi sulla cima di una montagna. Adesso ascoltate quest'altro brano musicale. A che cosa vi fa pensare questa musica? Ricordate di usare la vostra immaginazione. Io lo so! Sì, Pedro? Ecco la risposta! A un albero di ciliegie mosso dal vento in cima a una bellissima montagna. Oh, ma questa musica era più veloce, non trovi, Pedro? Un albero di ciliegie che si muove più veloce? Sì, Danny? A me fa venire in mente una banda che marcia. Bravo, molto bene, Danny! Questo brano musicale ha un ritmo molto scandito che aiuta a marciare a tempo. Andate tutti a prendere un oggetto da suonare nel cesto degli strumenti. Immaginate di essere nella banda! State marciando! Intanto suonate i vostri strumenti! Perfetto! Ma che meravigliosa banda di musicisti! Non è stato divertente? Sì, tanto, Madame Gazzella! Il prossimo brano musicale è un tantino differente. Ricordate, voglio che lo ascoltiate con attenzione e pensiate a che cosa vi fa venire in mente. Questa musica fa pensare allo spazio. È la festa di compleanno di un alieno. Accipicchia, che succede a questo apparecchio? Ai robot che vengono dal futuro. Salve, io sono un alieno. Blu. Io sono un robot. Io sono un robot. Zing, zong, zing. Questa è la più bella musica del mondo. No, no, credo che questo apparecchio si sia rotto. Ecco. Oh no. E adesso, piccolini, ditemi come vi fa sentire questo brano musicale. Mi fa sentire un pochino annoiata. Ciao, ciao, nipotini miei! Mi raccomando, fate i bravi. E tu, George, non infangare il tuo berretto nuovo. Promettiamo di non permettere che il nuovo berretto di George si infanghi. Ti ringrazio, Nonno Pig. Ciao, ci vediamo dopo. Ciao, ciao, ciao! Venite con me, Peppa e George. Coraggio, andiamo tutti giù nel mio orto. Sì! George, ricorda quello che ha detto Mamma Pig del berretto. Sì, sì, Nonna Pig, sta tranquilla, andrà tutto bene. Peppa e George hanno trovato un enorme mucchio di letame. Che cos'è questo, Nonno Pig? Che cos'è? Questo è letame! Una sostanza meravigliosa che va messa sulla terra per far crescere le mie verdure belle e forti. Ma ha proprio un odore puzzolente. Già, è la cosa più sporca e puzzolente del mio orto. Anzi, è meglio che voi due stiate un po' lontani, nipotini miei. Ecco, adesso andiamo a spargere il nostro bel concime. Questo è l'angolino dei cavoli di Nonno Pig. Buongiorno, cavoletti. Gradireste un po' di nutriente letame? Si sta alzando il vento. Tieni forte il tuo berretto, se no vola. Oh no, il vento ha fatto volare il berretto di George. George, corri, va a prenderlo. Il berretto di George si è impigliato su un ramo. George, sei tutto sporco di fango. Oh, ma il tuo berretto è ancora pulito. Per fortuna non è caduto a terra. Spostati, adesso lo riprendo io. Forse sarà meglio che ti dia una mano. No, posso farcela da sola, nonno. Oh no. Ma tu ce l'hai una palla? No. Non fa niente. Faremo finta di giocare con una palla finta. Dai, prendila, Danny. Ora le do un calcio fortissimo. Oh. Ciao a tutti. Ed ecco Rebecca Coniglio. Ciao, ciao, Rebecca.
Lo sai, noi stavamo giocando con una palla finta. Ma poi Danny con un calcio l'ha tirata laggiù. Davvero? Io so un altro gioco dove si fa finta. Voi dovete indovinare chi sono. Tu sei un coniglio. Ma no, io faccio finta di essere qualcun altro. Sei per caso un asinello? No! Sei un elefante con la pelliccia? No! Sei un razzo spaziale? No! Puh, ci vorrà un sacco di tempo per indovinare, secondo me. Chiedetemi se sono grande. Sì, sei grande? No! Vi darò un piccolo indizio. Io sono un vegetale. Ci potresti dare un altro suggerimento? Chiedetemi se sono una carota. Tu sei una carota? Esatto! Evviva! Anche George vuole giocare. George, tu devi fare finta di essere quello che vuoi e noi dobbiamo indovinare che cosa sei. Sei un dinosauro. Così è troppo facile, George. Pensa che puoi far finta di essere qualsiasi cosa esista al mondo. George sta pensando. Sei un dinosauro. Ciao a tutti, amici. Arriva Pedro Pony. A cosa state giocando? Giocavamo a far finta di essere qualcosa, ma temo che adesso questo gioco sia finito. A te invece quale gioco andrebbe di fare, Pedro? Vorrei saltare su e giù nelle pozzanghere di fango. Sì! Andiamo a cercare le pozzanghere di fango. Oh, ma qui non ci sono pozzanghere. Serve la pioggia per fare le pozzanghere. Possiamo fare finta che stia piovendo. Le gocce, la pioggia, lei scende giù e fa flu flu, plim 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 plim. Possiamo andare a scuola con il monopattino, ti prego, papà. Buona idea, Peppa, sarebbe anche un ottimo allenamento. Evviva! Pronti ai posti? Via! Whee! Aspettatemi, ci vediamo dopo, mamma Pig! Ciao, a più tardi! Peppa e George vanno a scuola col monopattino. Non così in fretta! Sbrigati, Papino! Papino non ce la fa! Aspettatemi! Peppa e George arrivano a scuola. Ciao, ciao, Papino! Ciao, ciao! Ciao! Oh, che fatica! Non mi resta che tornare a casa a piedi. Quanto vorrei avere delle ruote a disposizione. Un momento, ma io ho delle ruote. Whee! Ah, questo sì che è divertente. A Papà Pig piace andare in monopattino. Brum, brum, whee! Papà Pig, stai andando sul monopattino di Peppa? Sì, andare in monopattino è divertente. Dovresti provarci anche tu qualche volta. Peppa e George stanno facendo un disegno a scuola. Madame Gazzella, noi oggi siamo venuti a scuola con il monopattino. Molto bene, Peppa e George, è una splendida idea. Fate tutti un bel disegno su come siete venuti a scuola oggi. Io sono venuta in bicicletta. Benissimo. Io sono venuta a piedi. È così bello respirare l'aria fresca al mattino. Mio nonno mi ha accompagnato con il carro attrezzi. Brum, brum, brum. Ah, delizioso, Danny. Ah, signorina Coniglio, entri pure, si accomodi. Benvenuti, miei cari. Buongiorno, regina. Siamo venuti a visitare Londra per un giorno. Speravamo che ci poteste indicare i luoghi più belli da vedere. Io posso fare anche di meglio. Non dimentichiamo che Londra è la mia città, in fondo. Ho deciso, vi farò personalmente da guida. Il modo migliore per vedere Londra è girare con un autobus a due piani. Signor autista? Per favore, ci presterebbe il suo autobus? Prestare il mio autobus? Immagino stia scherzando. No, io sono la regina. In questo caso, vostra maestà, fate pure. Se la regina vi chiede di fare una cosa, dovete farla. Svelti, andate tutti al piano di sopra. Questo autobus ha le scale. L'autobus ha due piani, ha i sedili anche sopra. Io sono la regina e per oggi sarò la vostra guida. Prima fermata il Big Ben. Questa alta torre con l'orologio si chiama Big Ben. Veramente Big Ben è il nome della campana, non della torre. Quante cose sai per essere un elefantino? Perché io sono un sapientino. Oh!
suono del Big Ben che ci dice che ore sono in questo momento. Ha fatto 3 rintocchi, quindi significa che sono le 3. Allora se suona 6 volte significa che sono le 6, signora regina? Sì, è esatto. E se invece la campana suona per esempio 100 volte? In tal caso direi che è rotta. Avanti con la visita! Prossima fermata, il Tower Bridge. Dobbiamo attraversare il ponte per continuare il giro. Fermi! Non potete attraversare! Guardate, c'è una grande nave!